Ciao ragazzi, adesso scritto un nuovo video. Oggi siamo qui a recensire, a provare il risotto al formaggio Viva la mamma Berretta, pronto in 2 minuti. Ho già provato la carbonara e mi è piaciuta molto. Ora proviamo anche il risotto. Ecco, così si presenta il packaging del risotto. Ve lo faccio vedere. Leggiamo i metodi di cottura. Modalità di preparazione: apri e solleva la pellicola in un angolo, metti il tutto nel microonde per 2 minuti a 750 watt. Il cartuccino è stato realizzato per non scottarsi. Una volta pronto, togli la pellicola completa a mescolare e buon appetito. Questo in microonde, c'è anche in padella, come lo farò io. Fa riscaldare il prodotto anche in padella per 1 minuto e mezzo a fuoco vivace, aggiungendo 30 ml d'acqua circa una tazzina di caffè. Non riscaldare il forno tradizionale, che non va bene. Questo è il packaging, lo faccio vedere. Spacchettiamo. Eccolo qua. Questo è come si presenta il nostro risotto. Eccolo qui. Questo è come si presenta il nostro risotto. Ora ragazzi, speriamo. La carbonara era così brutta e poi era buona. Ora lo andrò a cuocere e poi ci vediamo una volta. Lo andrò a cuocere e ci vediamo una volta dopo. Ci vediamo dopo, una volta che l'avrò cotto. Ci vediamo dopo. Ragazzi, ecco qui, questo è il risotto. Scusate per la mano. Ho preso il grana padano e ora ce lo mangiamo. Ora vi giro e ce lo mangiamo. Ecco qui il risotto bello fumante. Scusate, non so, è buono. Metto il grana padano. Nella carbonara ci ho messo il pecorino. Qui ci metto il grana. Scusate. Ok, ci vuole un bel po' di parmigiano. Ecco qui, come se piovesse. Proprio pioggia. Ecco qua. Stoppiamo così. Un po' la pallina. Eccola qua. Ora giriamo e poi assaggiamo. Questa comunque. Ogni scatola è per una persona, eh? In due non ci mangiate. Perché è per una persona sola. Stavolta quando era la carbonara non lo sapevo. Poi per il risotto, poi l'ho saputo perché la carbonara era poca. E il risotto ne ho preso due. Ne ho fatte uno ma ne ho presi due. Che nel caso è, ci mangia pure un'altra persona. Eccolo qui. Io ho girato, direi di andare all'assaggio. Devo dire, la carbonara era più buona. Ma non è male manco il risotto. Non è come la carbonara, la carbonara è più buona. Ma manco il risotto non. Direi che non. Senza infame, senza lode. Proprio se me lo devo mangiare, che c'è solo questo, me lo mangio. Ma se c'è tra questo e un'altra pasta, un risotto. Che so, se questo risotto già pronto è un risotto da farmi da me, scelgo il risotto che fo io. Però è un risotto buono, senza infame e senza. Come si vede però? Senza infame e senza lode. Ragazzi, ora mangio il mio risotto in santa pace. Spero il video vi sia piaciuto. Lasciate un like e commentate secondo. Commentate con altri cibi da provare, tipo o cibi strani. Dopo infatti farò un altro video con un cibo strano, o
paste in scatola che vedete voi, poi vedo come le padiglie comunque. Ditemi di provare anche merendine, che ne so, pancake, kinder, ci sono i pancake, oso, i kinder, quelli c'erano prima, ormai sono passati di moda, i cornetti kinder alla Nutella, quelli fatti dalla Ferrero. Comunque, ditemi se devo, cose da provare strane, cioè cose da provare in scatola tipo paste o cose strane da provare. Lasciate un like, un commento, ci vediamo a un prossimo video, ciao ragazzi, ciao!